Ci troviamo in via Cerra, nei pressi della nuova caserma dei Vigili del Fuoco. Siamo venuti a testimoniare la situazione di degrado nella quale sono costretti a vivere i residenti appunto di questa zona. Come possiamo vedere dalle nostre immagini, molte di queste case popolari hanno l'intonaco ormai scricchiolante che va cadendo a causa dell'umidità e dei vari fenomeni atmosferici. Gli infissi sono ormai in pessime condizioni e andrebbero completamente sostituiti. Da quando ci dicono i residenti di questa zona, da queste parti non si è mai visto nessuno, né esponente dell'Istituto Autonomo Case Popolari, né del mondo delle istituzioni. I politici si vedono solamente al momento delle votazioni, momenti elettorali. Adesso ascoltiamo le testimonianze dei residenti di Via Cerra. Signora, qual è la situazione che voi denunciate? Denunciamo questi muri qua e sono tutti desolati, si paga l'affitto e non fanno niente, c'è porcheria e tutti i settori qua. E questo è quello che vogliamo noi, vogliamo dare una sistemata. Se Voi contribuisce a pagare, così dovrebbero contribuire loro. continuate a pagare l'affitto, però non vengono ad aggiustare le case. Nessuno viene, non viene mai nessuno. Uno di dentro se le sistema, ma di fuori devono venire a loro, io penso, no? Vi sentite un po' abbandonati? No, immaginate proprio che siamo qua in questa zona. Noi probabilmente soldi non ce ne abbiamo, vogliono sempre aumenti di affitto di casa, ci minacciano che ci buttano fuori. Ma che ragionamenti fanno loro? Se loro vogliono tutte queste cose. E allora, prima aggiustano le case, quelle che ci sono, che sono proprio da buttarle via. Io per esempio, dicono pure che io mi devo comprare la casa. Beh, chi me lo fa fare comprarmi la casa? Con gli stipendi che ho, non ce la posso fare ora né mai. Avete paura ad abitare nelle vostre case? Sì, abbiamo paura di rimanere anche alla sera e che qualcuno ci sponde la porta e ci dobbiamo mettere catenacce contro succhiole e fermare tutte le porte, perché alla sera qua è un pericolo, siamo troppo abbandonati. Da queste parti se ne vedono politici. Pochi e niente, promettono, vengono da me, dice. Che fa? Andiamo a vedere per vedere se vogliono vedere i voti. Sì, loro promettono, ma però ha già tanti anni che vengono, le porto io qua, mi cercano. Non promettono il resto di niente. Abbiamo queste case perse già, tutti questi della Via Cerra, sono tutti già stufi di rimanere così per come siamo. Questa che mandavo, andavo a faccia sempre. A lei entra umidità dal tetto del bagno. Mi entra umidità al tetto del bagno, l'hai fatto 50 volte, intanto c'è sempre questa storia. Ha speso dei soldi. Aspetta, io questa casa ci ho speso 8.000 euro, perché io non ho messo nessuna cosa, perché chi dice il telefono, io non ho manco conto. Aveva chiesto che qualcuno intervenisse. Gliel'ho detto diverse volte. E mi dicono, dovete fare spesa forse perché noi soldi non ci spendiamo. C'è un appello che vuole lanciare all'istituzione? Io voglio lanciare un appello, se loro non vengono a fare qua tutto questo, io rifiuto di pagare l'affitto ogni mese, poi ci vediamo in causa, non lo so, chiamo un legale, perché io qua ho paura la notte di dormire, qua i muri alla notte scricchiolano tutti qua. Abbiamo paura se qualche cosa ci cade addosso. Loro aspettano che qualche cosa ci cada addosso e poi.